Sono Don Danny Sorsoli, ho 31 anni e sono entrato in seminario a settembre 2015 dopo la laurea in giurisprudenza alla Statale di Milano. E il mio percorso, che mi ha portato qui, è il percorso di uno studente che nell'ambito dell'università ha vissuto l'università come un luogo privilegiato per vivere le amicizie e per vivere soprattutto degli incontri significativi. Allora, gli incontri con i miei amici, con i quali ho vissuto appunto gli anni dell'università, e l'incontro con delle famiglie che hanno fatto della vocazione familiare, di sposo, sposa, madri, padri, hanno fatto la loro vita, sia accogliendo il dono della vita con i figli che il Signore gli ha voluto donare, e accogliendo bambini in adozione, in affido. Ecco, il vedere queste figure, queste persone che vivevano liete, piene, felici la loro vita pur con tutte le difficoltà e le fatiche, ha smosso in me il desiderio di capire che cosa fosse, perché cosa fosse la mia vita, per chi fosse la mia vita. E questo, alla luce di tutti questi incontri che hanno costellato un po' tutti questi anni, sono stati, diciamo, il motore che hanno permesso a me di mettermi di fronte a me stesso, iniziare a chiedermi così quale fosse la prospettiva un po' della mia vita. Questo ha portato mi ha portato a fare un cammino così di discernimento, prima personale e poi aiutato dai formatori del seminario, rispetto a questo mio desiderio iniziale. Io ho desiderio che quello che io ho incontrato, chi io ho incontrato, Gesù Cristo, possa essere conosciuto anche da altri, possa essere incontrato anche da altri. E questo è stato un po' il filo rosso che ha accompagnato un po' tutti questi anni di discernimento, che continua a accompagnare il mio desiderio adesso vicino all'ordinazione presbiterale. Il contesto dell'università mi ha permesso anche di vivere una dimensione che per me è diventata fondamentale, che è la dimensione della gratuità, il vedermi oggetto di una gratuità, della gratuità dei miei amici nei miei confronti, e la gratuità che io poi sono stato chiamato a vivere in alcuni piccoli servizi che ho fatto anche per gli altri, dentro alla quotidianità. E la verifica che io ho fatto iniziale della mia vocazione è stata proprio dentro alla realtà che io vivevo, la realtà dello studio, dell'università, della vita in appartamento, della vita con i miei amici. E tutti questi piccoli segni sono stati, diciamo, tutta quella trama che mi ha portato a dire: ma io ho desiderio davvero di condividere tutto questo con chi incontro nella mia vita. Gli anni dell'università si sono conclusi e si è concluso un po' il mio cammino formativo in università, e le aspettative, che erano quelle di alcuni miei amici che non mi conoscevano tantissimo e della mia famiglia, erano evidentemente delle aspettative legate al mio percorso di studi. Ho studiato giurisprudenza e per cui, diciamo, le aspettative erano in ordine a quello studio e a quel cammino di formazione. E quando ho un po' comunicato ai miei genitori che stavo un po' pensando a una via alternativa rispetto agli sbocchi che mi dava la facoltà di giurisprudenza, i miei genitori all'inizio non mi hanno ostacolato, ma non capivano fino in fondo le ragioni. E mi è stato d'aiuto un consiglio che mi è stato dato, mi hanno detto: ma non capiranno mai, come fanno, non potranno mai capire le mie ragioni. E mi è stato dato questo consiglio, mi hanno detto: ma tu ci hai messo diversi anni per poter cedere a questa intuizione, per poter affrontare questa intuizione e capire anche le ragioni di una scelta, ecco, i tuoi genitori hanno appena iniziato questo cammino. E alla luce di questo tempo che è poi passato, e che è adesso ormai da 7 anni, posso dire che davvero il fatto di loro di poter condividere con me e il vedermi contento, il vedere la gioia con la quale vivo già adesso quello che sono chiamato a vivere all'interno delle comunità, all'interno del servizio, questo permette loro
di gioire con me e hanno visto realizzate, forse non chiare a livello di testa, ma a livello di cuore, chiare le ragioni per le quali anche questa scelta un po' fuori moda è stata per me ragionevole come modo mio di scoprirmi per quello che sono e scoprire il mio modo di poter amare e di poter vivere una vita piena, una vita donata, una vita sensata. Se devo pensare a un'immagine legata al futuro, immagino e cerco di immaginare il mio ministero un po' legato alla figura evangelica di Giovanni il Battista e in particolare al suo compito di annunciare Cristo, di indicarlo, di indicare la strada e allo stesso tempo di scomparire in qualche modo. La strumentalità del ministero un po' che mi aspetta la colgo un po' così, come indicare la strada, annunciare Gesù Cristo a chi incontro e poter camminare anch'io con le persone alle quali sarò inviato, alle quali che mi saranno affidate per la cura e per la cura pastorale.